Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. L'utente Vic mi ha scritto praticamente in email chiedendomi se potevo fare un podcast in cui andavo a espandere il tema dei libri per Commodore 64. Voilà, eccoci qua. Ho trovato un paio di libri specifici per Commodore 64, uno è Mathematics on the Commodore 64 e l'altro è un libro specifico per Commodore 64 che lo guarderemo. Entrambi i link per andare a scaricare questi li trovate in descrizione. Quindi cominciamo a bomba, a riprova del fatto che il Commodore 64, come ho già detto mille volte, non era un home computer solo utilizzabile per giocare, ma ci si poteva fare tante altre cose. Ci voleva un po' di pazienza, serviva là solamente il dataset, perché il disk drive praticamente era come non averlo, però tuttavia, diciamo, con un po' di pazienza si poteva fare al Commodore 64 tante cose. Andiamo a vedere rapidamente questo libro di 164 pagine, Mathematics on the Commodore 64, quindi matematica sul Commodore 64, routine essenziali di programmazione. Che cosa c'è? Non lo guarderemo tutto questo libro, andremo a guardare soltanto praticamente l'indice. È un testo del 1984, quindi non è proprio recentissimo. Prefazione, funzioni semplici, trigonometria, trigonometria terrestre, potenze, sequenze, numeri di base, giorni e settimane, minimo comune denominatore, numeri primi, pari dispari, matrici, codici random, quindi numeri casuali, e la media di dati, e poi un sommario. Quindi andiamo a vedere praticamente. Andiamo a vedere soltanto, vediamo un po' le parti più importanti, come il, diciamo, cosa quanto riguarda le matrici, cosa ci si poteva fare, che già c'è un impiego un po' più importante. Matrici 103, eccoci qua, matrici, eccole qua, il determinante, i ranghi e via dicendo. Quindi qui viene spiegato un po' come fare, aggiungere le matrici, quindi tramite praticamente dei vettori, proprio matrici. Va bene, qui le procedure per il calcolo del relativo determinante. Va bene, equazioni simultanee, poi codici, questo a noi non interessa. Andiamo a vedere cos'altro ci si poteva fare. Medie di dati, pagina 141, andiamo a vedere. Medie di dati, eccoci qua, anche qui c'erano programmi a cui praticamente farli calcolare con un ciclo relativa media. Va bene, quindi un libro in cui praticamente si affrontarono una serie di tematiche con i relativi programmini che venivano praticamente dati disponibili già qui. Se uno voleva, poteva, diciamo, trovarsi già listati e poi eventualmente modificarli a proprio uso e consumo, però partendo già da una serie di listati. Andiamo a vedere il secondo libro per Commodore 64, il link, vi ricordo che per scaricare matematica sul Commodore 64 il link lo trovate in descrizione. The Anatomy of the Commodore 64, eccoci qua, a fare l'anatomia del Commodore 64, oppure tutti i segreti del Commodore 64, o anatomia del Commodore 64. Eccoci qua, questo è un libro cospicuo di 304 pagine della Abacus Software. Se vi interessa lo potete andare a scaricare gratuitamente, il link lo trovate in descrizione. Dunque, andiamo a vedere rapidamente l'indice di cosa c'era di questo libro del 1984, giugno 1984. Era praticamente bello zeppo di capitoli, ora non li guarderemo tutti, guarderemo soltanto quelli più importanti o quelli che ci interessano. Capitolo 0, introduzione, capitolo 1, macchina, linguaggio di programmazione del linguaggio macchina di programmazione del Commodore 64.
Poi, capitolo 2, il passo successivo, la programmazione Assembly. Capitolo 3, una osservazione da vicino del Commodore 64. Capitolo 4, il sintetizzatore e come programmarlo. Capitolo 5, programmare, diciamo, la grafica. Capitolo 6, i basic e i differenti punti di vista. Capitolo 7, VIC 20, Commodore 64, CBM PET. Questo lo andremo a vedere, capitolo 7. Capitolo 8, input output e i relativi controlli. Poi una serie di appendici, gli stato ROM, brevi lezioni in esadecimale, diciamo riappendici sulle capacità, bibliografia e poi nient'altro. Ok, va bene, noi andremo a vedere praticamente il capitolo 1, il capitolo 2, quindi capitolo 1, capitolo 2, e poi vediamo un po', potremo andare a vedere il capitolo 7 e poi le relative appendici. Questo non è un corso di programmazione né del basic per Commodore 64 né per il linguaggio macchina per Commodore 64. Se volete andare a scaricare anatomia del Commodore 64, il link lo trovate in descrizione. Ok, andiamo a bomba a pagina 4 praticamente per vedere cosa c'era. Eccoci qui, capitolo 1, linguaggio macchina e programmazione del Commodore 64. Introduzione ai concetti. Già a botte si riconosce subito al volo una serie di istruzioni tipiche del Commodore dell'Assembly 6502. CLC pulisce il carry, carica l'accumulatore con la roba che sta in questa locazione qui, fa la somma, già un salta alla subroutine indicata da questa operazione, pusha diciamo l'accumulatore dentro lo stack, LSR fa la rotazione a 7 bit e via dicendo. Ecco, qui già si incomincia a botta a dare istruzioni e si spiegano. È una specie di libro di Assembly 6502 di Rotan e Zax, un po' più compatto diciamo con le sue cose. Comunque sembra diciamo un buon libro. Non ci sono tanti grafici che spiegano il funzionamento del microprocessore, peccato, un po' troppi discorsi, servirebbero a qualche diagramma di flusso per andare a spiegare le cose. Comunque praticamente non sembra male. Qui abbiamo già una serie di listati in esadecimale, non in esadecimale, in codice macchina del 6502, con una serie di indirizzi utili, quindi qui già con indirizzi che Apple IIc Reference Manual, però riferiti praticamente al Commodore 64, per quanto queste informazioni già si trovassero praticamente sul manuale del Commodore 64, perché di tutti i manuali dei computer 8-bit il manuale più bello indubbiamente come manuale di riferimento, cioè il manuale dei computer 8-bit, fu quello del Commodore 64, che spiegava bene il basic quanto aveva tutta una serie di informazioni tipiche del manuale, diciamo molto più evoluti, ma che però erano dati in bundle con la macchina. Se uno li voleva, le informazioni ce le trovava e non c'era bisogno di andarle a pagare come Apple IIe, Apple IIc Reference Manual. Comunque, questo è un altro libro che, se volete, lo potete andare a scaricare. Qui viene spiegato un po' tutto, un po' di programmazione, come l'utilizzo e roba varia, ma che se a me sinceramente non... Si mescola il basic con praticamente l'assembly, che è una cosa buona, però insomma salvare su dischetti un po' una cosa, ci voleva coraggio, ecco, su Commodore 64 per andare a salvare su dischetti. Comunque qui viene spiegato tutte le varie cosine su cosa si poteva fare sul serial bus, come utilizzare la macchina in modo un po' più evoluto. Poi la programmazione Assembler, e qui abbiamo a botta tutta la serie di informazioni e il codice macchina, eccole qui codice macchina, questa è la funzione e l'equivalente in binario che veniva dato. Però diciamo l'architettura del 6502 con il diagramma blocchi io non l'ho vista, e le istruzioni secondo me qui sono date decisamente un po' tutto sbattute nel muso tutto d'un picchio, mentre invece sul libro di Rodney Jackson
programmare il 6500, dove vengono date una per una e spiegate su cosa fanno, come impattano sullo status register, un po' decisamente migliore quell'altro tipo di Radon e Zax. Comunque anche questo non sembra male, anche se sembra un po' troppo asciutto. Qui siamo già al capitolo 3, noi non ci interessa il capitolo 3, adesso torneremo a guardare, praticamente abbiamo guardato il capitolo 1, il capitolo 2, adesso andiamo a guardare praticamente il capitolo 7, VIC-20 Commodore 64 CBM PET. Ok, andiamo a bomba. Eccoci qui, Commodore 64 VIC-20 capitolo 7. Qui non abbiamo descritte differenze con gli indirizzi di memoria. Qui vengono posti a confronto una serie di locazioni diverse tra il Commodore 64 e il VIC-20. A cosa servivano, dove trovarle e cosa facevano. E quindi è interessante questa cosa, dove andare a trovare. Si vede che diverse cose della ROM erano praticamente nella stessa locazione e altre invece erano state spostate. Interessante questo confronto, molto utile. Cambiare programmazione da VIC-20 a Commodore 64, quindi se c'erano delle chiamate da questi indirizzi, se c'aveva un listato in assembly che per il VIC faceva queste chiamate qui, si poteva riutilizzare il relativo listato, bastava cambiare la locazione da questa a quest'altra e diciamo il listato funzionava, andando a cambiare praticamente la invocazione della funzione. Interessante funzionalità. Poi cambiare tra il PET e il Commodore 64, qui ve ne ha spiegato, c'erano differenze tra il PIC e POC, ovviamente al fatto poi che il PET c'è poco da dire, non c'aveva il chip audio e il chip video, mentre il Commodore 64 c'era il chip audio e video dedicati, quindi è una macchina completamente diversa. Che finalmente vediamo un diagramma di flusso a blocchi dove spiega un po' che cosa succede. Va bene, porta entrata uscita, time, clock. Ok, adesso andiamo a vedere praticamente la parte successiva, quella delle appendici, e poi abbiamo finito. Eccoci qua, appendice A, il stato delle ROM del Commodore 64. Ora, c'è da dire che questo libro è sicuramente utile e interessante, ma però tutte queste informazioni le si potevano ritrovare in modo più utile all'interno praticamente del manuale del Commodore 64. Poi peraltro le ROM date spappolate così nel muso in esadecimale obiettivamente non ci si capisce un cazzo, perché alla locazione A00C 30AB 41A7 1D ADF7AB, ecco, con tutto il codice spermato in esadecimale, voi non ci capite un cazzo e nemmeno io ci capisco un cazzo, perché obiettivamente il codice macchina non va osservato così, ma va osservato disassemblato, e quindi non è che sia poi molto utile averci come appendice un pappia tremendo o random in questo modo, praticamente di tutta una serie di numeri esadecimali spappolati in questo modo, perché in sostanza non ci si capisce un cazzo. Ecco, e con questo l'ho detto. Altra cosa, andare a vedere la routine disassemblata, eccoci qua, e si incomincia a cominciare a ragionare, a vedere cosa fa, incremento, registro X, cosa carica, confronti, roba varia, locazioni e roba varia, che per quanto sia possibile capirci perlomeno di che cosa sta facendo un po' la macchina. Quindi non è che questa parte delle appendici sia estremamente, ora qui vengono un po' disassemblate indubbiamente, però non è che sia proprio, oddio, a parte se l'hanno disassemblate tutte, tutte le ROM, insomma, giusto per vederci un po' dentro, però date in esadecimale, come si è visto prima, non è che poi servissero poi molto. La parte più utile, a mio avviso, sì, indubbiamente averci le ROM disassemblate è un elemento in più, perché si possono copiare, prendere, modificare e utilizzare per altri scopi. Però che il grosso
degli utenti, era importante sapere dove erano una serie di routine, cosa fare per invocarle e poi sapere che queste routine in ROM facevano quello che doveva essere fatto in modo corretto, e quindi uno le invocava, ci spediva dati e con quello era a posto. Comunque, diciamo, niente da dire. Questo serve più una macchina magari per chi vuole andare a ricostruire le ROM del Commodore 64 per farci un clone, per cui uno ci inserisce queste robe qui. Se questi sono tutti gli stati completi delle ROM, poi uno fa una EEPROM, ci carica e programma una EEPROM con tutte queste robe e si ritrova praticamente le ROM del Commodore 64. Comunque, non so, non credo che siano proprio tutte le routine disassemblate, perché se no, altrimenti, diciamo, sarebbero moltiplicati come fiocchi cloni per Commodore 64. Invece cloni per Commodore 64 non ce ne sono mai stati, se non pochissimi, perché mi mancava appunto pezzi di ROM per far funzionare la macchina, che erano stati tenuti segreti dalla Commodore e dalla MOS Technology. Quindi qui penso che le ROM disassemblate non siano tutte per intere, ma sia soltanto alcuni blocchi. Le cose più importanti siano state praticamente tenute segrete. Comunque, io vado avanti, sono da pagina 275, continua fino a 304, quindi obiettivamente mi sono un po' stufato. Accelero un po', vediamo un po', appendice B, che cosa c'è? Ecco, veloce introduzione, vabbè, il codice esadecimale che veniva spiegato, le potenze. Potenze di 2, potenze di 16 e via dicendo. Qui decimale, binario, non c'è l'ottale, infatti l'ottale non serve un cazzo, decimale, binario e esadecimale. Poi appendice C, sommario, un riassunto del Commodore 64, cosa fa con le istruzioni basic. Appendice C, una bibliografia aggiuntiva e altri documenti disponibili che potevano essere comprati. E qui è finito. Ok, libro è finito, il link per andare a scaricare Anatomia del Commodore 64, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.